Buongiorno a tutti i radio web ascoltatori da parte di Massimo Persio. Oggi è lunedì 11 gennaio e siamo all'indomani della partita Roma-Inter finita 2-2. Una partita che si era messa bene, però era, a un certo punto sembrava ormai persa, invece la Roma fortunatamente è riuscita a recuperarla. Fortunatamente non perché sia un risultato fortunoso, perché credo che alla fine il risultato sia anche giusto, anche se dobbiamo dire che l'Inter ha pareggiato su un calcio d'angolo che non c'era e che la Roma ha avuto non proprio un blackout, ma probabilmente è stata costretta dall'Inter a mettersi per 20-25 minuti nella propria area, non riusciva più a ripartire, primo perché non aveva un Dzeko in grande forma e non si riusciva a fare lanci lunghi ed avere qualcuno che potesse partire in contropiede. Poi l'Inter ha segnato e addirittura ha raddoppiato, costringendo la Roma improvvisamente però a ripartire, a ricominciare da capo, a recuperare un risultato che sembrava ormai impossibile recuperare. Un po' i cambi di Fonseca, che ha messo un Cristante in ottima forma, e Perez, che ha sostituito uno spento Spinazzola, che purtroppo non ha potuto dare il suo solito apporto perché evidentemente non era ancora in forma e forse aveva ancora paura di qualche ricaduta. A questi mettiamoci anche i due cambi di cui dobbiamo ringraziare Conte, che ha sostituito i due giocatori più pericolosi insieme a Lukaku, cioè Hakimi e Lautaro, sostituendoli con uno spento Perisic e l'altro è Young, non mi ricordo chi, forse Young, no, Young ha preso il posto di Darmian, ha preso un altro giocatore che non mi ricordo chi fosse. Questo ha contribuito a far sì che la Roma potesse pareggiare, anche perché la Roma è cresciuta fisicamente, mentalmente, ha ricominciato a pressare e se fosse durata altri 10 minuti non so come sarebbe finita, perché a quel punto c'era soltanto la Roma in campo. Io mi accontento di un pareggio che poteva essere una vittoria, ma poteva anche essere una sconfitta. L'abbiamo fatto contro una grandissima squadra, perché io ripeto, ritengo l'Inter la squadra più accreditata per vincere lo scudetto. Se non fosse per Conte, che probabilmente è sopravvalutato in quanto ad allenatore top. Adesso ci aspetta il derby, altra partita scorbutica, altra partita difficile, perché la Lazio è una buona squadra, ha un ottimo gioco e l'unica cosa è che ormai nei derby, in questi derby non conta più il fattore campo, perché giochiamo a porta chiusa. Io spero di vedere la Roma di ieri con l'Inter senza quei 20 minuti diciamo non so di che cosa, non credo, ripeto, non è stato un blackout, ma è stato semplicemente la forza dell'Inter che ci ha costretti. Per cui speriamo in una buona partita da parte della Roma e in un successo che ci rilancerebbe le ambizioni di questa squadra, che è un prospetto di grandissima squadra, ma ancora non lo è. Mancano diversi tasselli e spero che già da gennaio qualcosa si riesca a vedere in campagna acquisti. Buona giornata a tutti e sempre Forza Roma.